La quarta ondata dell'emergenza Covid è davvero al tramonto? Beh, questa estate 2021 ci ha detto che se i contagi continuano ad essere ondivaghi, sicuramente sono diminuiti in maniera anche piuttosto consistente in taluni casi le ospedalizzazioni, le intensive e i decessi per quanto riguarda l'emergenza. Ovviamente c'è stata la campagna vaccinale che ha fatto il suo corso in gran parte, ma ora, in vista anche dell'autunno che sta per arrivare, torna un po' di timore per quanto riguarda soprattutto le fasce d'età più giovani in vista del ritorno alla scuola e all'attività scolastica. Parleremo di questo in questo appuntamento con il TG Plus con il professor Luca Gammaitoni, fisico saggista del Dipartimento di Fisica dell'Università di Perugia, che ritroviamo sulla nostra emittente, che salutiamo. Ben ritrovato, professore. Salve. Allora, dicevo appunto di questa situazione che c'è stata e c'è ancora in quest'estate 2021, come si possono leggere i numeri del Covid? Ovviamente parliamo della nostra regione, professore, inquadrando un po' la situazione attuale. Beh, diciamo quest'estate abbiamo vissuto quella che viene chiamata la quarta ondata dell'epidemia, che è stata, come tutte le altre ondate, caratterizzata da una fase di crescita, in genere molto rapida, poi dal raggiungimento di un massimo e poi da una discesa, per completare quella che si chiama una curva a campana, che è tipica proprio delle epidemie. Ecco, siamo nella fase di discesa di questa curva, quindi abbiamo superato il momento peggiore di questa quarta ondata e adesso lentamente, con diciamo, i tempi propri dell'epidemia, stiamo scendendo. Questo quindi è una buona notizia e devo dire che questa situazione deve in qualche modo rallegrarci. Professore, ovviamente da esperto di statistica e di probabilità, quale lei, è evidente come ogni epidemia, ogni pandemia abbia un suo corso sotto questo punto di vista. Ecco, cosa ci ha detto questa pandemia? Partendo proprio dall'inizio, scandendo la situazione nei vari archi temporali, nelle varie ondate, finendo ad oggi, per quanto riguarda l'incisione proprio che ha avuto la campagna vaccinale nel corso dell'arco temporale del coronavirus. Beh, come dicevo, l'epidemia ormai le conosciamo da molti anni, l'umanità ha avuto a che fare con l'epidemia veramente da tantissimo tempo e da almeno 500 anni abbiamo una qualche sorta di memoria di quello che è accaduto, anche numericamente. E come abbiamo detto prima, tutte le epidemie in realtà si basano sul susseguirsi di una serie di ondate. La grossa novità di questa quarta ondata rispetto alle precedenti è che questa quarta ondata è avvenuta in una condizione completamente differente. Due sono i fatti che sono intervenuti. Il primo è la presenza di una variante del virus molto più diciamo aggressiva, cioè in cui la capacità di contagio è aumentata, e l'altra grossa novità è che sono stati cominciati a diffondere i vaccini. Quindi storicamente, prima che esistessero i vaccini, le epidemie si estinguevano una volta che non c'erano più persone da contagiare. Cioè sostanzialmente una volta che le sacche di contagio avevano sostanzialmente fatto ammalare tutti. C'era meno diffusione del virus perché le persone si muovevano di meno, mentre oggi siamo di fronte a pandemie grazie alla mobilità diciamo degli esseri umani, ma il grosso vantaggio che abbiamo in questo momento rispetto alle epidemie del passato è che la presenza del vaccino non richiede che siano tutti contagiati, perché il vaccino ha questo ruolo appunto immunizzante, cioè sottrae persone da contagiare. Quindi in passato in una zona l'epidemia si estingueva quando tutti erano contagiati o sostanzialmente una percentuale vicina al 100%, oggi invece si sta estinguendo grazie a una presenza massiccia di persone vaccinate che quindi sono meno suscettibili all'effetto del virus. Inquadrando un po' in maniera ancora più generale, qual è il trend che si respira nei maggiori paesi europei correlati all'Italia per quanto riguarda appunto proprio la situazione legata agli aspetti più critici della pandemia? Beh, allora, sicuramente quello che oggi osserviamo, e è veramente una buona notizia, è che questa quarta ondata si sta esaurendo, cioè l'effetto anche di questa variante così pericolosa, la variante cosiddetta Delta,
si sta effettivamente esaurendo. Questo è un po' in tutta Europa, in tutto il mondo occidentale perlomeno. Se guardiamo alle curve, ci sono alcuni paesi che sono un po' più avanti in questa fase, diciamo, di declino, per esempio la Spagna, la Francia, l'Inghilterra che si è mossa un po' in anticipo, adesso anche l'Italia. Complessivamente sta raggiungendo il picco di questa quarta ondata e poi scenderà. In questo senso l'Umbria è un po' avanti in media rispetto all'Italia e quindi noi stiamo scendendo più velocemente. A seguire anche gli Stati Uniti sono prossimi a raggiungere un picco di questa ondata. Quindi complessivamente nel mondo occidentale stiamo, diciamo, tirando un respiro di sollievo perché l'effetto dei vaccini si sta facendo veramente sentire. Rimane la grande incognita ovviamente di cosa succede nei paesi del terzo mondo, dove la presenza del vaccino invece è ancora molto scarsa e di questo secondo me dovrebbero preoccuparsi soprattutto i paesi ricchi, perché sono ovviamente chiamati a intervenire per evitare che il vaccino continui a circolare e nuove varianti possano nascere. Per chiudere, professore, come detto anche nell'incipit, il timore che un po' serpeggia, nonostante la campagna vaccinale sia sempre più corposa, è quello che dopo la quarta ondata, che come detto si sta pian piano esaurendo, ce ne sia una quinta e vedendo un po' l'iter della pandemia, si ipotizza possa essere tra l'autunno e l'inverno prossimo. Ecco, la domanda è: se ci sarà questa quinta ondata, di che proporzione sarà e se magari è possibile addirittura evitarla, questa quinta ondata? Sì, come abbiamo detto, le leggi che caratterizzano le epidemie sono di tipo probabilistico, quindi possiamo ragionare sulle probabilità, è quello che fanno gli esperti in questo momento. Effettivamente esiste la probabilità, che, una probabilità finita, cioè diciamo almeno un 20-30%, che ci sia una quinta ondata. Stiamo parlando dell'inverno. Se questo avverrà, ma ripeto, è una probabilità e non maggioritaria in questo momento, se questo avverrà sarà probabilmente un'ondata molto modesta, addirittura più modesta della quarta ondata, che è stata già di per sé assai minore della seconda e della terza. Soprattutto se ci sarà, sarà un'ondata caratterizzata da un bassissimo numero di ospedalizzazioni, che poi è quello che effettivamente conta dal punto di vista sanitario. Quindi devo dire che ci dobbiamo muovere anche verso la riapertura delle scuole con grande ottimismo, dobbiamo essere sereni e ottimisti, mantenendo però un po' di precauzioni, un po' di prudenza, ma soprattutto cercando di convincere le persone a vaccinarci, perché come ho già detto, è vaccinandosi che sottraiamo possibilità all'epidemia di svilupparsi ancora. E io ringrazio tantissimo il professor Luca Gammaetoni per questo focus a 360 gradi sullo stato attuale della, epidemia. Ne abbiamo parlato per quanto riguarda l'Umbria, ma un po' a 360 gradi. Grazie mille, professore, ancora. Grazie a voi. Ed è tutto dunque per questo appuntamento con il TG Plus. Vi lascio con la programmazione di TRG. Buona serata.